Linea telefonica Luca Falaschini. Luca Falaschini è un po' il portavoce dell'associazione dei diciamo così commercianti che operano nel settore della ristorazione. Intanto io lo saluto. Buonasera Luca. Grazie Sergio, ti saluto e saluto tutti i radiotelespettatori. Allora, con te questa sera avrei dovuto parlare di quest'ultimo vostro comunicato che diciamo così quasi è diventato quasi vecchio, nel senso perché dalle nuove notizie apprese nelle ultime ore ci stiamo avviando ad un mese. E se non è un mese, sarà una settimana, 15 giorni, in cui la regione Marche di nuovo ritornerebbe ad essere arancione. Ormai sembra che sia stato così No, è deciso. ufficiale, È ufficiale. ufficiale. Ha comunicato il presidente Acquaroli, quindi c'è stata la comunicazione ufficiale. Siamo arancioni da lunedì. Da lunedì siamo di nuovo arancione, la faccia che si doveva. Voi avevate chiesto in quest'ultimo comunicato di invece, come avevi più volte anche detto nell'ultima intervista quando abbiamo ospitato qui in radio, avevi suggerito a nome appunto dei tuoi colleghi delle Marche di individuare intanto degli interlocutori e poi con questi interlocutori verificare anche zona per zona quello che si può. In che modo si può intervenire anche per limitare la pandemia, ma senza compromettere l'intero settore, o comunque non considerare tutte le aree, tutti i luoghi, tutte le città, tutte le zone uguali, con una Questo unica. l'abbiamo sempre chiesto, cioè noi, Appunto. parte sulla pagina Facebook anche di riferimento nostra, perché noi fondamentalmente siamo un gruppo folto, diciamo, di operatori del settore che ha quella pagina di riferimento su Facebook, Sì. e da lì insomma esprimiamo un po' il nostro pensiero, no? E cerchiamo anche di interloquire con le amministrazioni e con le istituzioni e di farci capire anche dalle persone, quindi sia dai nostri avventori che dall'opinione pubblica. Noi l'abbiamo sempre chiesto, no, la differenziazione a livello territoriale, l'abbiamo sempre chiesto anche nei mesi scorsi con vecchi comunicati, abbiamo chiesto che si interpellassero di più le regioni, che si interpellassero di più i comuni, gli enti locali, abbiamo chiesto dei lockdown particolareggiati. In questo caso ci è sembrato comunque che ci sia una situazione più grave rispetto alle altre volte. C'era questo sentore a stereo, insomma, che andassimo in zona arancione. Il problema per noi qual è? Che la zona arancione è quella che ci danneggia di più. E certo. Perché questo? Perché fondamentalmente cosa cambia dal giallo all'arancione? Cambia che siamo chiusi noi. A meno che non si facciano delle parti come è stato fatto dalla regione, a meno che non si chiudano le scuole, però in questo caso, cioè, quelli che ci rimettono più di tutti come a livello di operatori siamo E noi. la ristorazione, certo. Esatto, e a questo punto, cioè, noi abbiamo fatto un comunicato chiedendo che a questo punto se si deve fermare, ci si fermi in maniera più decisa e convinta e che si vada alla zona rossa, perché fondamentalmente noi pensiamo, questo è un po' un pensiero generale, che questo peso del virus, della pandemia, deve essere distribuito all'interno di tutte le categorie lavorative e anche all'interno di tutta la società civile, nel senso che comunque sia, se ricade solo e esclusivamente su di noi e poi non veniamo ristorati, perché noi i ristori nostri sono fermi al palo, ma la cosa scandalosa è che pure le casse integrazioni sono ferme al palo. Cioè, qui siamo tutti completamente fermi da ormai da dicembre. Ogni volta che sembrava che ci indirizzassimo nella strada giusta, c'era qualcosa che ci bloccava, insomma, che bloccava tutto quanto. Adesso sembrava di nuovo che comunque sia andavamo verso la strada giusta intervenendo in maniera settoriale, no? Adesso è sfuggita di nuovo di mano questa situazione. I vaccini sono fermi al palo anche quelli, perché molto 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 lenti, perché alla fine anche quello incide. E ci siamo ritrovati così un'altra volta. E a questo punto, se interviene in maniera più decisa, più concreta, oppure, cioè, qui non se ne esce fuori, perché fondamentalmente è impossibile che vediamo delle scene di de delirio, perché di de delirio, cioè, gente che sta
appiccicata, diciamo, che esce, inaugurazioni di strutture, e vediamo, cioè, e poi alla fine, cioè, chi ci rimette siamo sempre noi, che abbiamo i distanziamenti, abbiamo mille regole da rispettare, mille prescrizioni, cioè, appunto, cioè, quindi il discorso è un po' da una parte del buon, tra il buon senso, perché io fondamentalmente, noi tutti non siamo in grado di decifrarle in maniera completa o totale questa pandemia, non nemmeno parziale, non abbiamo le cognizioni anche informative, no, per farlo. Però allo stesso tempo chi sta sopra di noi, passino i governi, passino le amministrazioni, eccetera eccetera, cioè, però bisogna che trovi la quadra, perché se no è difficile, è impossibile, andiamo verso il fallimento, punto. Cioè, un conto è fermarsi. Ma infatti quello che ci si domanda è come mai ancora resistete? Come esistete? Cioè, noi adesso ci aggrappiamo a tutto quello che ci abbiamo avuto fino adesso per non chiudere, ai risparmi, a tutto quello che ci siamo messi da parte negli anni, alla provvidenza, facciamo un po' come Manzoni, no? Adesso devo buttare un attimo anche sul sorriso. Ma però ci vogliono aiuti concreti e strutturati. Era prevedibile, questo è vero, che questa sarebbe stata una situazione nel medio e lungo periodo, questo si doveva sapere, era prevedibile, c'è stato un errore enorme sia della vecchia classe dirigente che del vecchio governo, di questa impostazione parziale, nel senso che ogni volta si vedeva a secondo dei casi se pianificare un ristoro, cioè troppe discussioni, troppa burocrazia. Vediamo adesso come risponderà anche questo nuovo governo. Lo mettiamo alla prova adesso con queste chiusure qui e vediamo come risponderà. Abbiamo dato atto già una volta al tempo, quando ci fu promesso un ristoro, ci è stato subito dato, abbiamo dato atto, insomma, di quel gesto, dopodiché però è rimasto un gesto, diciamo, un po' isolato, perché non c'è stata una programmazione. Noi chiediamo una programmazione economica, cioè per tutto il settore, chiediamo una programmazione economica per l'indotto, cioè noi siamo gente molto concreta, gente che lavora. Gente che c'è, certo, dentro l'attività, non so. Cioè, non è che ragioniamo in maniera ideologica, in maniera politica, noi ragioniamo in maniera molto concreta, no? Cercando anche di trovare delle soluzioni ponderate, perché non è che siamo i detentori della verità assoluta, cioè, quindi è fuori luogo magari parlare delle aperture quando si sa benissimo che si richiude, quando la situazione non è chiara, perché io magari posso anche riaprire domani, però se io richiudo fra una settimana, il danno economico che ho in quella settimana d'apertura, dove devo rimettere in piedi tutta un'attività, è più grande rispetto a una chiusura ristorata, tra virgolette. Cioè, ma questo è comprensibile a livello di mente. Poi non tutte le attività sono uguali, ci stanno quelle piccole, ci stanno quelle grandi, ci stanno le partite IVA, bisogna che qualcuno pianifichi, strutturi. Cioè, io capisco che la pandemia non è facile da gestire, perché non è facile, diciamo, controllarlo, no, il virus, però a livello economico è tutto un altro discorso. Cioè, a livello economico si pianifica, se dopo le condizioni migliorano, allora però, cioè, si deve pianificare gli aiuti, perché sennò qui moriamo tutti a livello economico. Sì, anche perché poi, parliamoci chiaramente, cioè non è che ci sia una decisione uniforme e anche comprensibile e logica, no? Perché a voi con la zona gialla vi ha fatto tenere aperte le attività di giorno, ma chiuse di sera. Qualcuno ce lo deve spiegare perché, forse perché c'è il copricuffio. Potrebbe anche allentare, no, un po' in certe situazioni, quindi, cioè, come si sta aperti di giorno con quello stesso regolamentazione, non è detto che il coprifuoco deve scattare le 22, esatto. Può scattare anche le 23 o le 24. Allo stesso tempo, quando si deve chiudere, si chiuda e si intervenga. Cioè, le decisioni che accontentano tutti sono quelle che la maggior parte delle volte scontentano tutti, e tutto sto tentennamento, tutta questa indecisione danneggia a livello economico e danneggia anche a livello morale, psicologico. È un insieme di cose che fa male in tutti i sensi.
Sì, adesso tu hai citato la tua categoria, la categoria dei ristoratori, è pur vero che ad esempio si parla molto da tempo delle palestre, che non si capisce perché è un luogo che, se rispettate le distanze, si può benissimo praticare un'attività sportiva, anche perché teatri, cinema, sono tantissimi, no? Anche perché se non ci si muove, da una parte c'è chi ha lavorato di più, no, con questa pandemia, oppure comunque si è tenuto botta a livello del sistema economico, dall'altra parte ci stanno degli interi settori che vanno aiutati. Cioè, quindi un conto è dirlo e declamarlo, farci le trasmissioni televisive, le trasmissioni radiofoniche, quello che vogliamo, no? Possiamo parlarci tra di noi fino a quando vogliamo, riempiamo i titoli della stampa, no? Però il discorso è essere concreti. E quindi fare qualcosa di concreto e programmarla quella cosa, in modo tale che si rendano anche più sicure le persone all'interno del mercato, all'interno anche delle famiglie, insomma, a rendere più tranquille e sicure le persone nella vita. Cioè, perché sennò oggi diventa un rischio qualsiasi cosa, anche riaprire 2 o 3 giorni senza sapere se poi si continuerà, bisogna, ringraziando il Signore, io ti dico che ringraziando, certo. Cioè, oggi se è chiuso, programmandola per lunedì, cioè, quindi evitando a tutti i ristoratori la beffa, cioè oltre al danno la beffa che c'è stata fino adesso, di fa cosa? Acquistare magari le merci, prendere le prenotazioni, perché tanto funziona la maggior parte tutto tramite prenotazione, certo. No? Perché ci deve avere il tavolo tuo, cioè deve essere distanziato, deve essere il numero di persone massimo al tavolo e quindi si prenota. E quindi si compra anche la merce, ok? Ed è tutta merce che comunque sia bisogna utilizzare, perché e se invece mi fa chiudere proprio il sabato, va in vigore il sabato a mezzanotte, quindi se sa poche ore prima, se tu fai un danno ulteriore all'attività. Questo è andato avanti per mesi, sto sistema. Cioè, io guarda, mi sembra una cosa che a livello di buonsenso purtroppo in Italia ci siamo arrivati sempre dopo, no? Adesso sembra che è stata capita e quindi partirà questa zona arancione da lunedì. Sì, poi per il resto non so più quello che dirti, sinceramente. Io spero con tutto il cuore che ci sarà un miglioramento quest'estate, si andrà avanti con la campagna vaccinale, si potranno coprire soprattutto le persone più bisognose, le persone più deboli, e spero che per quest'estate ci sia un concreto alleggerimento rispetto alle regole per uscire, per andare nei posti pubblici, nei luoghi pubblici, perché sennò sarebbe veramente un problema grosso. Senti, tu con questo lockdown non hai potuto aprire la tua attività, che era un pub, che era... siamo un caso a parte, io parlo sempre per gli altri, ma... Sì, no, per dire, cioè, e quindi tu ce l'hai chiuso dal marzo dell'anno scorso. Io ce l'ho chiuso da ottobre, perché noi abbiamo riaperto Ma d'estate avete riaperto il pub? No, io parlo del Green Door. È un locale invernale, come appunto, quindi tu non l'hai aperto più. Un'altra soluzione. Ecco, ma i ristori che mi sono che ti turno... No, dicevo, i ristori che ti sono arrivati, scusami Luca, i ristori che ti sono arrivati hanno compensato la perdita di questa attività di un anno? Con i ristori che mi sono arrivati ci ho pagato qualche mensilità d'affitto, e dopodiché sono stati utili quando sono arrivati, ma dopodiché non sono più utili perché non ci sono, quindi io adesso discuto no, porti, non tu hai pagato l'affitto ma non c'è avuto nessuno sul fatturato. Da quel punto di vista a livello anche del fatturato era giustissimo, no, dargli gli ristori in base al fatturato, perché effettivamente è giusto, in base a uno che dichiara, deve essere la massima trasparenza. Ma allo stesso tempo, quando io vado a fare 2 conti, no, a vedere quanto io do allo Stato e quanto lo Stato mi ha ridato in ristori, mi sembra un po', no, che quando giochiamo a tennis, che io batto e lo Stato risponde. E appunto è quello che volevo dire. Cioè, quindi stiamo sempre lì, insomma, quelli che anticipo io poi mi vengono ridati, poi li devo ripagare, poi mi vengono ridati. Cioè, però non è che c'è un sostegno effettivo, né un indennizzo effettivo nei confronti delle attività. Ed è un problema, la zona arancione è un disastro, soprattutto perché noi l'affitto non lo possiamo scaricare al 100%, lo dobbiamo pagare, i ristori non ci arrivano allo stesso modo in zona arancione, in zona gialla, in zona rossa.
cioè so delle retribuzioni diverse nonostante i cali dei fatturati, cioè è quello il discorso. Bisogna mettere all'interno di questo ragionamento anche il fatto che molte persone comunque si hanno paura, cioè stanno dei bar che lavorano dalla mattina presto, che non lavorano perché non c'hanno più tra lo smart working, fra le scuole chiuse, La paura stessa, la tensione, anche nello stare al chiuso, quindi ci sono dei cali mostruosi del fatturato, è tutto un insieme di cose che stritola e soffoca completamente il settore, non è semplice. Certo, benissimo Luca, ti ringrazio, ci risentiremo presto perché sicuramente non ve ne starete con le mani in mano, la situazione è troppo, troppo grave. Io ti ringrazio come sempre. Ti faccio tanti auguri. Ti saluto. Ti saluto. Grazie mille. Ciao. Ciao, buona serata. Ci sentiamo, Luca.